Buongiorno e benvenuti al TG Master X. In questa edizione rimaniamo a Milano. Da una parte gli automobilisti che cercano disperatamente un parcheggio, dall'altra i ciclisti che vogliono maggiore sicurezza. In corso Buenos Aires, via dello shopping, sono stati aggiunti dei cordoli che impediranno alle auto di invadere le piste ciclabili. Ma i cittadini cosa ne pensano? Non ci sono ancora su tutta la corsia, ma questi cordoli larghi 50 cm, alti 17, andranno a percorrere tutto Corso Buenos Aires, una delle principali arterie commerciali della città di Milano, e serviranno per proteggere i ciclisti. I lavori sono iniziati il 28 giugno e andranno avanti per tutto il mese durante gli orari notturni per non intralciare la circolazione. Andiamo a chiedere ai residenti che cosa ne pensano. Cosa ne pensa della pista ciclabile? Ma penso che potevano farla nella via Morgagni o in via Tadino senza interrompere il traffico di Corso Buenos Aires. Sono vie più tranquille e una ciclabile là oltretutto percorrono la lunghezza di tutto Buenos Aires, da Porta Venezia fino in fondo. È una tragedia, cosa devo pensare? Io arrivo in macchina da Cassano d'Adda e devo per forza parcheggiare a Lambrate adesso. È buona, è fluida e è sicura. Tocchiamo un tasto dolente, bene, benissimo, grande, però non è per niente organizzata. Cosa ne pensi della pista ciclabile? È veramente utile, sì, secondo me ha cambiato Milano nel meglio. Con i nuovi cordoli adesso? È molto più sicura, sì. Ma lei abita in zona? Sì, va lì. E cosa ne pensa del fatto che toglieranno anche i parcheggi e i residenti si lamenteranno? Devono trovare una soluzione per i parcheggi, quello sì, perché se levano i parcheggi è un problema. Devono trovare una via di mezzo per tutte e due le situazioni. E adesso che toglieranno anche i parcheggi, la soluzione per i residenti sembra solo una. Dove parcheggerà adesso che toglieranno i parcheggi in Buenos Aires? Non verrò in macchina. Non verrò in macchina. E come farà quindi? Verrà in bici? Autobus. Come farà adesso che toglieranno i parcheggi in Buenos Aires? Non uso la macchina. E dalle persone sulle quattro ruote a quelle in marcia al Pride. Al corteo, partito dalla stazione centrale e arrivato all'Arco della Pace, hanno partecipato in più di 300.000. Ad alcuni di loro abbiamo chiesto perché erano lì. Musica, carri e bandiere. Al Pride di Milano ci sono tutti i colori dell'arcobaleno. C'è chi è venuto solo per divertirsi e chi sfila per i propri diritti. Perché sei qui oggi? Perché penso sia importante lottare per i diritti di tutti e di tutta. Sono qui insieme alla mia amica in appoggio ai diritti della popolazione LGBTQ+. Credo sia importante oggi con questo governo essere qui a manifestare il nostro essere, no? Love is love, e credo che questa manifestazione lo dimostri in tutte le forme. Perché mi diverto un sacco. Per passare un giorno diverso guardando un po' di gente. Io più che altro per sostenere, perché è uno dei valori in cui crediamo di più, quello dell'inclusione. Io sono qua oggi per poter stare con qualcuno che mi possa capire, che possa capire ciò che voglio per il futuro anche di questo paese, ma di tutte le persone che come me non riescono a trovare un posto in cui stare e in cui si possono sentire al sicuro. Che fine ha fatto il murales dedicato a Silvio Berlusconi? L'opera, realizzata nel quartiere in cui il cavaliere è nato, ha scatenato reazioni contrastanti e lasciato un segno indelebile. Silvio Berlusconi sorride in abito blu con in mano un secchio di vernice e un pennello di colla per autodedicarsi via Silvio Berlusconi 1936-2023. Il murales, creato in via Volturno a Milano dall'artista Alessandro Palombo, ha però avuto vita breve. Disegnato nella notte tra lunedì e martedì 27 giugno, era stato vandalizzato pochi giorni dopo. Il dipinto, realizzato senza autorizzazione, è stato poi rimosso da addetti al decoro urbano. Il comune ha però precisato che l'opera non è stata coperta né dagli addetti né dagli operatori di AMSA.
È rimasto solo l'alone di quello che era il murales dedicato alla memoria di Silvio Berlusconi. Qui, a pochi metri, in via Volturno al Civico 34, la casa dove è nato l'ex premier. Il Civico 34 del quartiere Isola è il luogo che ha visto nascere e crescere il cavaliere. In poche ore il murales aveva innescato un via vai di persone sul luogo per scattare foto e selfie. Solo pochi giorni prima era stata intitolata all'ex premier la terrazza al 39° piano di Palazzo Lombardia, in attesa di capire se Milano avrà davvero una via Silvio Berlusconi. L'anno scorso, quando avevano annunciato le tappe del tour in Italia, in poco tempo era andato tutto sold out. I Coldplay sono tornati a San Siro. Qual era il clima fuori dallo stadio prima dello show? Forse dovremmo sederci anche noi, insieme alle migliaia di persone che aspettano dalle prime ore del mattino di poter entrare al concerto dei Coldplay. Quattro date a San Siro, tutte sold out, per uno spettacolo mai visto prima. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Com'è innanzitutto aspettare sotto l'ombrello? Fa caldo, fa molto caldo, però si deve fare, lo facciamo. Se non ho pagato tanto, bisogna godere anche. Il frigorifero è semplicemente un ombrello che copre i danni e noi niente, abbiamo i tappetini. Soprattutto sì, tanta tappetini. C'è chi si organizza per l'attesa e chi tira fuori un mazzo di carte. Concerto internazionale, il primo che faccio, quindi spero sia bellissimo, sinceramente. Quasi in braccio a Chris Martin. Come minimo è andare a suonare su quel palco. Magari. All'apertura dei cancelli, corsa per accaparrarsi il posto migliore e cantare sotto un cielo di stelle. Per oggi è tutto, appuntamento alla prossima edizione di TG Master X. Buona giornata!